Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli bacchetta Francisco Porcella. Francisco Porcella è concorrente di Ballando con le stelle nella 13ª edizione e balla attualmente in coppia con Anastasia Kuzmina. Il surfista sardo due settimane fa è stato protagonista di un infortunio alla spalla a causa di uno scontro sulla neve mentre faceva snowboard. Già nella scorsa puntata il concorrente era stato bacchettato dai due noti giudici, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In quel caso aveva preso soltanto i complimenti del direttore Sandro Maier per via del gesto fatto proprio sulla neve. Va detto infatti che l'infortunio di Porcella è avvenuto per non investire un bambino che sulla neve gli aveva tagliato la strada. La reazione di Selvaggia Lucarelli. Questa settimana dopo la sua esibizione è stato bacchettato nuovamente, questa volta però da Selvaggia Lucarelli. In linea di massima la giornalista e giudice ha bacchettato il concorrente in gara sostenendo di essersi procurato un infortunio. Del tutto inutile che lo penalizzerà per un'eventuale corsa sul podio finale. Secondo la Lucarelli, Porcella non avrebbe dovuto andare a divertirsi sulla neve, ma aspettare qualche settimana in più. A causa dell'infortunio alla spalla infatti penalizza anche la sua partner non potendo fare alcune mosse. Pesante il rimprovero della Lucarelli, nonostante tutto il team Porcella-Kuzmina abbia ottenuto dei voti sopra la sufficienza conquistando un ottimo risultato al termine della loro performance. Addirittura i giudici, vedendo la loro complicità, tramano che tra la coppia danzante sia nato un flirt. Tanto da chiedergli quale sia la loro canzone che più li descrive e in sottofondo al termine di un siparietto davvero simpatico, Giullermo Mariotto bisbiglia sei nell'anima. Le scuse di Francisco Porcella. Francisco Porcella, dopo l'infortunio che si è procurato sulla neve due settimane fa, ha fatto le sue scuse a Milly Carlucci e alla sua ballerina. Ricordiamo infatti che per un momento si è pensato davvero alla ritirata forzata di questo concorrente, compromettendo la sua corsa finale alla conquista del podio. Appena ricevuta la notizia, anche la sua partner aveva preso le distanze da questo gesto e non l'aveva ben preso. Ma dopo un primo faccia a faccia i due si sono chiariti ed hanno ripreso a lavorare duramente per conquistare la finale del programma di Ballando con le stelle. Francisco Porcella è apparso davvero mortificato per quanto accaduto, ma purtroppo non si può tornare indietro, anche se lo facesse volentieri. Non gli resta che continuare a lavorare il doppio per prendere solo voti positivi e ci vincere la giuria.